Mi dicono che a Milano ci sia il pienone per la prima d'Italia Viva, alla faccia di chi dice che siamo solo un'operazione di palazzo. Un abbraccio a tutti, ci sarà da divertirsi. Matteo Renzi. Io oggi sono felice. Sono felice in questi giorni. Non ho rimpianti, nemmeno uno. Lo dico con rispetto per chi ho lasciato nel Partito Democratico. Voterete il taglio dei parlamentari? Sì. Questo significa che si dovrà mettere mano in qualche modo alla sua legge elettorale. Sì, non sono molto nostalgico della mia legge elettorale. Se qualcuno ne vuole fare una migliore, la può fare. Soffiano venti maggioritari. I consigli regionali hanno approvato la proposta di referendum portata avanti da Salvini. Maggioritario per voi non sarebbe la strada migliore? I consigli regionali hanno approvato un quesito referendario che verrà bocciato, immagino, dalla Corte Costituzionale, però noi non abbiamo un problema sul maggioritario. Senta, ma è vero che lei si sente spesso con Mara Carfagna? Siamo colleghi, siamo entrambi vicepresidenti, ma non state a costruirci dietro logie politiche sul fatto che mi sento con Mara Carfagna. Perché scegliere questo partito, signore? Perché io sono sempre stata del PD. E il fatto che Renzi sia uscito perché dentro il PD lui era considerato un intruso, ha fatto benissimo. Allora lei non è del PD, lei è di Renzi? Io sono di Renzi. Lei è un elettore di sinistra? È stato un elettore di sinistra? Sono un elettore di sinistra, arrivo dal PC, arrivo dal PD, tutto quanto, a trafila. Però ero stanco delle solite discorsi D'Alema, Bersani, Beltroni, D'Alema, Bersani. Quando ho letto il lancio di Matteo Renzi di questo progetto, non so voi, però a me la prima parola che è venuta in mente è stata solo una: finalmente. Buon lavoro a tutti, c'è tanto lavoro. Ma farete un tesseramento di Italia Viva, la Leopolda? Dalla Leopolda Italia Viva si strutturerà e quindi avrà una forma, diciamo, organizzativa più compiuta. In questo momento non c'è neanche un simbolo, per essere chiari, e quindi dalla Leopolda tutto questo ci sarà e funzionerà come un movimento politico. Quindi sì, sicuramente ci sarà una forma di tesseramento, probabilmente sarà online, sarà una, diciamo così, un'organizzazione più snella di quelle novecentesche alle quali siamo abituati, ma insomma poi alla Leopolda ne saprete di più. Io mi chiamo Marta Cuccarelle, sono una dei 200 ragazzi che quest'estate ha partecipato a Meritare l'Italia. Hai fatto uscire tu quell'audio famoso di Gentiloni? No, assolutamente non sono stata io, ci mancherebbe. Militavi nel PD? Sì, ero iscritta nel Partito Democratico da sempre. Te ne vai a cuor leggero, insomma? Sì, anche se comunque mi dispiace perché ho conosciuto persone, è stata benissimo, ma non credo che i rapporti umani, ma anche politici, smettano soltanto per questa scissione. Non c'è il rischio che questo partito, finito Renzi, sia finito il partito, finito il sogno? E noi chi siamo? Noi siamo quelli che faranno andare avanti questo partito. Esisterà anche dopo Renzi, secondo lei? Beh sì, perché noi siamo in tanti e siamo bravi e questo partito funzionerà sicuramente. Lei stesso nel suo intervento ancora ha detto che la destra, il centrodestra non esiste più. E allora io ho pensato che magari lì c'è uno spazio politico sul quale investire. Non mi basta mai. Sì, c'è un grande spazio politico su cui investire. E lo spazio lasciato vuoto da un centrodestra che non esiste più. E voi guardate a quello. Noi guardiamo gli elettori. Gli elettori si classificano molto meno di come li classifichiamo noi e voi giornalisti. Ciao, buona serata. Arrivederci, grazie.